Vuole avvicinare che iniziamo. Prego, accomodatevi. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuti. Sono Andrea Cortellazzo, sono un commercialista, un dottore commercialista iscritto al nostro albo. Questa giornata per noi è importante, assieme alla giornata di domani, per chi potrà seguire la tavola rotonda che abbiamo domani con notaio Genghini sui contratti dematerializzati, in particolare delle banche. Rete Meno Carta è una rete di impresa, è nata un anno fa, un progetto molto ambizioso. Formiamo dottori commercialisti come me, come Federico, perché vogliamo che diventino i responsabili della conservazione sostitutiva. Qui parleremo di fattura elettronica, perché come spiegherà il collega Campomori, la primavera del prossimo anno inizia una rivoluzione in Italia, inizia l'obbligo della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. È un percorso che durerà 2 anni, ma il che significa che le aziende che emettono fatture verso la PA, d'accordo che inseriranno la fattura nel sistema di interscambio di SOGEI per gestire poi la fatturazione verso la PA, ma la propria copia fattura dovrà essere obbligatoriamente conservata in modalità sostitutiva in digitale. Quindi questo vi fa capire che ormai non si potrà più, allora non si potrà più tornare indietro. Meno Carta nasce con l'idea di rendere protagonisti i commercialisti, che sono i veri depositari delle competenze economiche, amministrative, contabili e fiscali in Italia, e lo possiamo fare perché abbiamo fatto squadra con l'unica realtà capace di conservare i documenti e le informazioni in Italia, che sono i nostri amici notai. In particolare c'è un gruppo di notai capeggiato dal notaio Genghini, che è uno dei co-presidenti europei che disciplinano di queste tematiche. Genghini garantisce alla rete di impresa un sistema di conservazione ad altissima affidabilità, dove lui svolge assieme ad altri il ruolo di pubblico ufficiale. Per cui, in parole povere, Meno Carta ha organizzato una rete di impresa, sono 8 reti di imprese, queste imprese in rete, di cui una garantisce l'affidabilità notarile, un'altra e altre garantiscono l'affidabilità di servizi prestati da commercialisti che vengono incaricati di essere nel ruolo di responsabile della conservazione sostitutiva. Uno di questi commercialisti che ha la responsabilità per Meno Carta dell'area Emilia-Romagna, che è uno dei pochi consulenti a rilevanza nazionale che esistono in Italia, è il dottor Campomori, a cui ho chiesto gentilmente gestire questo speech di mezz'ora. A lui la responsabilità di introdurvi, per chi evidentemente non sa nulla di fatturazione elettronica. 30 minuti sono poco tempo, ma sicuramente il suo messaggio risulterà efficace. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie Andrea. Sentesi. Salve a tutti, sono Federico Campomori, sono commercialista in Bologna. Come introdotto da Andrea, collaboro con la rete Meno Carta. Velocemente oggi andrei a vedere. Mi sentite? Se bene. Velocemente andrei a vedere, visto che appunto, come diceva Andrea, la novità è importante, cioè finalmente siamo arrivati a un punto che aspettavamo da diverso tempo, cioè la fatturazione obbligatoria per la pubblica amministrazione, che partirà sostanzialmente da quest'altro anno. Decreto, qualcuno di voi lo saprà, lo aspettavamo da 4 anni, è uscito a giugno del 2013, con grande felicità degli operatori che da un bel po' di tempo si occupavano di questa materia. E velocemente vedrei con voi un po' sulle basi sulle quali si poggia tutto questo discorso. Dunque, dobbiamo tenere presente, per capire la fattura elettronica, che noi abbiamo di fronte un documento che non verrà mai materializzato, sin dall'emissione, trasmissione e conservazione. Quindi quello che la normativa sin dal 2004 ha sempre disposto sono quelli che io chiamo i 3 pilastri della fattura elettronica, ovvero sia l'autenticità, l'integrità e la leggibilità.
Quindi per autenticità che cosa si intende? Cioè il fatto, il documento deve essere autentico, cioè dobbiamo essere certi che provenga e sia stato emesso dal fornitore della fattura stessa, dal fornitore che c'è sulla fattura. Il fatto che sia integro, cioè il documento non deve avere subito modifiche durante il processo di emissione né di quello di trasmissione, sino alla ricezione da parte del destinatario. Altra cosa molto importante è che il documento sia leggibile, quindi sia sempre visualizzabile in modo tale che tutte le informazioni siano leggibili o su carta o sullo schermo. La normativa europea parla di human readable, cioè leggibile da un essere umano. Chiaro che in certi casi, se necessario, la leggibilità può essere il risultato di un processo di conversione. Pensiamo all'XML che così com'è non è leggibile, con una conversione di un visualizzatore diventa leggibile, e lo stesso vale per le DI. La cosa molto importante è che questa leggibilità deve essere garantita per tutto anche il periodo di conservazione del documento obbligatorio, soprattutto ai fini della richiesta di esibizione alle autorità fiscali. Quindi per 10 anni questo documento deve essere conservato e leggibile. Ecco, la grande novità del 2013 c'è stata una sorta di deregulation, cioè a livello europeo e quindi anche a livello di recepimento nella normativa italiana c'è stata una notevole semplificazione, ovvero i metodi per garantire quello che dicevamo prima, cioè autenticità ed integrità, sono stati ampliati dando libertà sostanzialmente agli operatori. Mentre prima, ma tuttora si può utilizzare la firma elettronica qualificata digitale oppure utilizzare i sistemi EDI di trasmissione, la novità è quella che adesso possiamo utilizzare in azienda dei sistemi di controllo, audit trails, quelli che vengono chiamati, che assicurano un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o dei servizi riferibili ad essa. Inoltre è stata data la possibilità di utilizzare altre tecnologie sempre per garantire questa autenticità e integrità che sono, come abbiamo visto, i pilastri della nostra fattura. È stato tolto il riferimento temporale e la libertà di scelta del formato di emissione, quindi strutturata o non strutturata. Possiamo scegliere il tipo di formato da utilizzare. Vediamo questi sistemi di controllo che garantiscono autenticità ed integrità. Quindi l'azienda deve essere in grado di far sì che esista un collegamento certo tra ciascuna operazione imponibile e il documento che viene emesso. Quindi come facciamo a garantire questa autenticità ed integrità tramite i sistemi di controllo? Dobbiamo sostanzialmente tenere traccia di tutto il ciclo attivo di fatturazione, a partire dal contratto, dall'accordo commerciale sottostante, per arrivare all'ordine d'acquisto, per arrivare al DDT, per arrivare alla fattura del e per arrivare alla fine al pagamento. Quindi abbiamo una serie di elementi che andranno riconciliati e collegati, e di questa operazione andrà tenuta traccia in qualche modo. Per l'autenticità verificheremo il cliente che ha fatto l'ordine, che ha ricevuto la consegna e alla quale è stata intestata la fattura. Per l'integrità verificheremo il prezzo, le quantità, i termini di pagamento, l'IVA dovuta e i dati contabili e fiscali corretti. Ecco, un'altra cosa molto importante è l'accordo col destinatario, cioè tutta la normativa sin dall'inizio si rende obbligatorio ovviamente che tra le parti ci sia un accordo. Io non posso così di punto in bianco mandare una fattura elettronica al mio destinatario perché a questo punto ho deciso di inviare una fattura elettronica. Ovviamente dovrò mettermi d'accordo con lui, dovrò stipulare una qualche forma di accordo, anche se la normativa italiana parla di accettazione e quindi diverse interpretazioni hanno detto ma basta il pagamento e quindi a quel punto comportamento concludente vuol dire che io ho accettato la fattura elettronica. Io non sono d'accordo, credo, ritengo fortemente che ci debba essere una formalizzazione scritta tra emittente e destinatario sulla fattura elettronica, perché devono essere concordate tutta una serie di cose: il formato della fattura, il sistema di trasmissione usato, i metodi usati come dicevamo prima per garantire autenticità ed integrità e leggibilità, e poi le tempistiche.
Inoltre attenzione, perché dobbiamo sempre tenere presente che questi processi sono soggetti al controllo dell'autorità fiscale, quindi potrebbe essere chiesto dalle autorità fiscali l'esistenza di un accordo, e quindi dobbiamo in qualche modo provarlo. L'accordo scritto taglia la testa al toro. Ecco, si è parlato molto dei vantaggi della fattura elettronica. Sicuramente i vantaggi di risparmio di costi di stampa e di spedizione sono notevoli, ma i più grandi vantaggi, se ci pensate, sono dati dalla completa automazione di tutto il processo. Cioè noi eliminiamo tutta una serie di costi diretti ed indiretti legati ai cicli di fatturazione attivo e passivo. Chiaramente questi vantaggi sono usufruiti al massimo se il formato della fattura è strutturato. Cioè formato strutturato di una fattura elettronica significa che è un documento digeribile dai sistemi di contabilità in modo automatico, non ci vuole l'intervento umano per digitare alcunché. Quindi diciamo la riduzione e l'ottimizzazione dei costi è data dall'eliminazione del data entry manuale, che elimina anche gli errori di registrazione, che sono sempre possibili, elimina la possibilità di smarrimenti di documenti, così come riduciamo anche il rischio di falsi e duplicazioni. Siccome io ho una riconciliazione automatica dei dati e devo implementare dei processi autorizzativi con dei controlli sui dati della fattura, è chiaro che riduciamo questi rischi. Così come riduciamo gli errori dei pagamenti e abbiamo anche un calo del numero medio dei giorni necessari per ricevere un pagamento. Quindi, tutta una serie di vantaggi diretti o indiretti dall'implementazione di un ciclo di fatturazione elettronica. Molto velocemente, qualche linea guida, qualche best practice per iniziare i processi di fatturazione elettronica. Quindi abbiamo visto sistemi di validazione e di riconciliazione dei dati con i documenti collegati. Questo è fondamentale, cioè avere un ciclo di controllo di tutto il processo attivo e passivo, a partire dall'ordine, dal prezzo pattuito, gli IDT, i termini di pagamento, tutti i dati fiscali e bancari del cliente o del fornitore. Usufruire di trasmissioni dati in modalità sicure, ovviamente, quindi HTTPS, file transfer protocol, PEC, eccetera. Internet di per sé non è sicuro, questo ci dà una garanzia di integrità di trasmissione dei dati. Come dicevamo, uso di dati strutturati, quindi utilizzo di formati quali XML che sono digeribili, tra virgolette, automaticamente dai sistemi. Altra cosa fondamentale è avere dei piani di recovery dei dati, cioè in caso di danni, perdite di qualsiasi tipo, noi dobbiamo assolutamente ripristinare questi dati, che sono sempre più fondamentali per i nostri processi di fatturazione. Quello che dicevamo prima, a prescindere dal fatto della fattura elettronica tramite questo sistema, però l'audit trail, cioè la pista di controllo tra il sistema di fatturazione elettronica e l'applicativo interno per l'elaborazione dei dati, è fondamentale. Altra cosa fondamentale, ripeto, è la leggibilità dei dati conservati durante il periodo di archiviazione. Quante volte succede che andiamo a prendere un archivio e non riusciamo più a leggere i dati per un motivo o per un altro? E altra cosa importantissima è la documentazione, tenere una documentazione a livello interno di tutto quello effettuato per quanto riguarda questi processi, sia di fatturazione che di conservazione. Quindi quello che viene chiamato il manuale del responsabile della conservazione. Anche qui, come nel caso dell'accordo col destinatario, la normativa non richiede questo documento formalmente per iscritto, però è molto bene tenerlo e aggiornarlo costantemente. È un punto di riferimento per tutti, interno ed esterno all'azienda. Questa è una notizia di pochi giorni fa, non so se l'avete letta, e mi serve per introdurre il discorso della fattura elettronica alla pubblica amministrazione. Se la Regione Campania avesse implementato la fattura elettronica già diciamo dall'inizio dell'anno, avrebbe già risparmiato 32 milioni di euro, perché sono riusciti alla SL di Napoli a pagare due volte i fornitori, per un motivo o per un altro. Se vi leggete l'articolo è veramente... mi sono rimasto allibito, cioè hanno dei sistemi di contabilità che non consentono di dimostrare
che il pagamento è stato fatto, nemmeno nel, durante il contenzioso, quindi sono stati costretti anche in contenzioso a pagare due volte il fornitore, proprio perché non sono riusciti a dimostrare che l'avevano pagato. Quindi, ecco, questo ovviamente con la fattura elettronica non succederebbe mai, assolutamente. Quindi introduco la fattura elettronica obbligatoria per la pubblica amministrazione. Se ne parla dal 2008, quando la finanziaria del 2007 ha introdotto la emissione, trasmissione e conservazione delle fatture emesse nei rapporti con la pubblica amministrazione esclusivamente, obbligatoriamente, in forma elettronica. Pochi mesi dopo, questa legge prevedeva due decreti attuativi. Pochi mesi dopo è uscito il decreto, il primo decreto che individuava il gestore del sistema, Interscambio, che poi vediamo cos'è, ed è stato individuato in, diciamo, il gestore, il SOGEI, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Il secondo decreto è uscito, come ben vedete, dopo 5 anni, quindi sono stati 5 anni in cui tutti i grandi sostenitori della fattura elettronica hanno aspettato con pazienza questa cosa, perché sostanzialmente, oltre a portare grandi vantaggi, è anche un volano per la fattura elettronica in generale nel nostro sistema, perché ovviamente una volta che c'è una norma che lo rende obbligatorio, conseguentemente molte aziende, anche se non saranno costrette, vedranno, cominceranno a vedere i benefici e saranno incentivate molto più che prima ad implementarlo. Quindi finalmente il decreto che ha individuato le modalità tecniche è uscito con diverse disposizioni al suo interno, tra cui le tempistiche. Quindi è entrato in vigore il 6 giugno cosa significa? Che a regime, ripetiamo, i fornitori delle amministrazioni pubbliche non potranno più inviare fatture cartacee alle amministrazioni pubbliche, poi vediamo quali, bensì fatture elettroniche, secondo le specifiche tecniche definite, che poi andiamo a vedere nel dettaglio. Quindi la prima data di partenza è quella del 6 giugno 2014. Da questa data i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza non potranno più accettare fatture cartacee, non potranno neanche provvedere a un pagamento parziale sulla base di una fattura cartacea. Quindi il fornitore, se vuole essere pagato, dovrà inviare una fattura elettronica. E quindi, come vedete, 12 mesi dall'entrata in vigore è la prima data di partenza. Non è poco, perché insomma fornitori di ministeri, agenzie fiscali e internazionali di previdenza ce ne sono parecchi. La seconda data è dopo 24 mesi, quindi 6 giugno 2015, tutte le amministrazioni pubbliche verranno coinvolte da questa cosa. Quindi quali sono? C'è un elenco Istat apposito che definisce tutte le amministrazioni pubbliche che vengono inserite nel conto economico dello Stato. Poi ci sono degli elenchi anche in rete, li potete trovare. Comunque tantissime, veramente tante. Ecco, che cosa significherà questo passaggio? Avrà degli impatti ovviamente sui fornitori e avrà degli impatti sulla pubblica amministrazione. Sui fornitori dovranno implementare un ciclo di fatturazione elettronica, un ciclo attivo di fatturazione elettronica. Lo possono fare internamente o lo possono fare anche avvalendosi di intermediari. Attenzione, perché questo ciclo attivo non significa solo fare la fattura per la pubblica amministrazione, ma significa anche poi conservarla, quindi emissione e conservazione del documento elettronico in capo al fornitore. Sulla PA abbiamo detto non può più accettare fatture cartacee, non può più pagare nulla sino all'invio del documento elettronico, e anche lei si dovrà adeguare in primis alla ricezione, alla gestione interna nella contabilità e alla conservazione stessa della fattura elettronica. Quindi un impatto notevole anche per la pubblica amministrazione. Speriamo che si stiano già attrezzando. Però devo dire che adesso, quando andrete a vedere questo sito Fattura PA, che è il sito dedicato dal Ministero a tutto questo discorso, è fatto molto bene, spiegato molto molto bene, con tutto quello necessario a capire, sia dal punto di vista del fornitore sia dal punto di vista della pubblica amministrazione. Hanno dovuto scegliere un formato,
per questa fattura elettronica. Hanno scelto il formato strutturato, hanno scelto il formato XML e hanno dettato delle specifiche tecniche, soprattutto a livello di contenuti obbligatori di questo documento, di questo XML. Dopodiché poi hanno stabilito che i famosi requisiti che dicevamo prima di autenticità e di integrità devono essere risolti con la firma elettronica qualificata e il riferimento temporale. Quindi diciamo sono rimasti alla vecchia norma dell'obbligatorietà della firma elettronica, però insomma credo che sia anche una scelta coerente. E ci vuole anche riferimento temporale, che invece, come avete sentito prima, è stato tolto dalla normativa come obbligatorietà, ma l'amministrazione finanziaria lo richiede. Questo XML poi che fine fa? Cioè viene emesso dal fornitore e non viene trasmesso direttamente alla pubblica amministrazione, viene trasmesso a questo sistema di interscambio, SDI. Sistema di interscambio è uno snodo sostanzialmente tecnico, tecnologico, informatico tra l'emittente e il ricevente la fattura. Quindi prima di tutto il sistema accredita le pubbliche amministrazioni destinatari delle fatture tramite un'anagrafica che vediamo dopo. E riceve le fatture dal fornitore, come lo vediamo dopo. Chiaramente effettua tutta una serie di controlli su questi files ricevuti, ha tutto un sistema di notifiche, se va tutto bene notifica che va tutto bene, se c'è qualcosa che non va notifica che c'è qualcosa che non va, insomma alla fine questa fattura, se ok, viene inoltrata alla pubblica amministrazione e viene poi notificato l'esito della trasmissione definitiva sia al fornitore che alla pubblica amministrazione. E il processo si chiude qui. Ecco, questa tra... Come? Sì. Ho capito. Questi sono... Certo. Facciamo che... dopo facciamo qualche domanda, è così... Sennò devo darmi... Dicevo, la trasmissione a, come avviene la trasmissione al sistema di interscambio? Possono essere scelte diverse modalità, questo da parte del fornitore. E il fornitore può semplicemente utilizzare la sua PEC e mettere le fatture come allegato. E in questo caso potrebbe anche mettere più allegati e non si deve accreditare da nessuna parte. Chiaramente dovrà verificare il codice della pubblica amministrazione, poi lo vediamo quali sono i requisiti del contenuto, però può semplicemente utilizzare la PEC, perché la PEC dà una garanzia assoluta dell'autenticità e dell'integrità del fornitore. Oppure può usufruire questo servizio web dello SDI chiamato SDICOMP, però qui deve sottoscrivere un accordo di servizio, non so se è oneroso sinceramente o no, e può inviare un solo file alla volta, quindi ci sono dei limiti tecnici. Oppure può utilizzare il sistema pubblico di connettività, può fare anche una trasmissione dati tra terminali remoti via FTP, oppure lo fa, la cosa forse più semplice, via web tramite questo sito fatturapa.it. Ecco, come dicevo, poi vediamo un esempio di... Questo è un esempio di... Prima vi faccio vedere questo. Questa è una visualizzazione con un visualizzatore fornito poi... Questa è una visualizzazione che si trova sul sito fatturapia.it dell'XML. Non è solo questo, ci sono diversi campi valorizzati. Io non li ho acquisiti tutti, però come vedete ci sono parecchi dati da inserire, soprattutto questo, diciamo che è importantissimo, codice amministrazione destinataria, e questo codice si trova in un elenco apposito, dopodiché tutti i dati del cedente e del prestatore, i dati del cessionario,
l'ordine d'acquisto, i dati del contratto, l'eventuale convenzione, ci sono tutta una serie di dati relativi al trasporto. Poi vi faccio vedere che addirittura ho visto che c'è un campo che si può valorizzare la patente di colui che fa il trasporto, il dato della patente. Lo trovate? Questo è, ecco, dati trasporto. Numero licenza di guida. Questo l'ho visto ieri e sono rimasto anche sorpreso, evidentemente. Devono identificare anche... Ah, ok, ok. Perfetto. Ecco, vi dicevo, la pubblica amministrazione viene identificata da un codice univoco assegnato da questo indice delle pubbliche amministrazioni, ovvero IPA, che è proprio un'anagrafica di riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni, e ogni pubblica amministrazione si accredita presso questo IPA via internet e riceve un codice univoco. Questo è un estratto sempre dei dati di questa fattura elettronica, cioè l'XML consente di valorizzare talmente tanti campi, ovviamente hanno dovuto fare un formato generico che poi verrà adeguato al tipo di fornitura. Ecco, quindi quali saranno gli adeguamenti per la pubblica amministrazione e per i fornitori? Quindi pubblica amministrazione, indubbiamente l'informatizzazione dei sistemi, devono predisporre il canale verso lo SDI, devono acquisire la fattura PA nei loro gestionali e devono utilizzare un sistema documentale per la gestione elettronica di tutte queste informazioni. In più la conservazione. I fornitori prima di tutto devono verificare qual è la decorrenza dell'obbligo, perché se già stanno fornendo fatture a pubblica amministrazione, insomma, è bene capire con anticipo quando sarà il momento di inviarle elettronicamente, se rientra in quegli enti che partono tra poco, se rientra quelli che partono quest'altro anno. E quindi poi attrezzarsi per l'emissione nelle diverse modalità di trasmissione che abbiamo visto, per esempio, ma comunque anche la firma digitale, devono cominciare a impratichirsi con l'utilizzo di questo, devono cominciare a impratichirsi con l'XML, cioè tutta una serie di cose che se devono partire a giugno 2014, sicuramente è bene che inizino da adesso. Tutto questo processo lo possono fare direttamente o tramite degli intermediari specializzati, quindi anche la normativa stessa prevede questi intermediari che provvederanno a fare i loro servizi di trasmissione, emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica. È prevista una facilitazione per le piccole e medie imprese, quindi di abilitazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione e utilizzo di servizi gratuiti. Ora non so esattamente i termini, quali sono i vincoli, però piccole e medie imprese normativamente sono facilitate, potrebbero usufruire di servizi gratuiti. No, velocemente due riferimenti, perché se tutto questo discorso sicuramente ha una dimensione europea. La fatturazione elettronica, sono anni che la Commissione Europea fa studi, ha nominato expert group che hanno fatto dei bellissimi documenti interessantissimi, tutte le informazioni sui vantaggi, sui formati tecnici, sugli standard li trovate su questo sito, cioè il sito della Commissione Europea dedicato alla fattura elettronica, in cui vi suggerisco di leggere il final report dell'expert group di un paio d'anni fa. È fatto veramente bene e dà un'idea molto chiara di tutto quello di cui stiamo parlando adesso. E poi sulla fattura obbligatoria della pubblica amministrazione, il sito che vi dicevo, quindi fatturapa.gov.it, dove trovate tutte le normative tecniche relative all'obbligo di invio alla pubblica amministrazione. Ripeto, se avete, tocca a lei. Grazie, è stata un'esposizione veramente brillante per il poco tempo che ha adoperato. Approfitto della sua competenza perché questo dubbio mi è venuto durante lo studio del processo. In pratica, qual è il momento dell'emissione della fattura? L'invio all'SD oppure l'invio dall'SD alla pubblica amministrazione? E cosa succede, come succede adesso, che in
genere una fattura alla pubblica amministrazione viene messa tre volte, la prima volta, la seconda e la terza, in genere stracciando le precedenti perché manca la descrizione identica al capitolato o cose del genere, cosa che ha impedito a un sacco di aziende di fare la conservazione, fare la fattura elettronica in passato con l'emissione cartacea. Ecco, l'emissione della nota di credito nel caso in cui la fattura all'origine era rifiutata, sarà rifiutata anche la nota di credito. Questa parte è stata prevista in qualche modo? Sì, è una domanda assolutamente giusta, nel senso che ci sono stati poi tante discussioni sul momento di emissione, no, della fattura elettronica già prima di questo, di questa cosa. E io credo, siccome questo sistema di interscambio prevede tutta una serie di messaggistica, nel momento in cui tu invii la fattura e ti arriva la notifica di ok, cioè la fattura che tu hai inviato è corretta, quello è il momento che tu hai emesso la fattura. Però lei, una domanda giusta, credo che ancora usciranno delle circolari su questo argomento, eh? Da quel momento, no, ecco, infatti, cioè, un'altra cosa, la novità è proprio questa, che siccome siamo sempre stati abituati a modificare i numeri, le date, a stornare su e giù, eccetera, tutto di più, no, per far tornare la contabilità, adesso, con questo sistema, una volta che tu hai emesso la fattura elettronica e che l'hai inviata allo SDI e lo SDI ti ha notificato l'esito positivo, quella fattura è emessa, non c'è pezza, cioè, quella data e quelle caratteristiche. Poi per quanto riguarda le note di credito e di debito, non le so rispondere, però sicuramente sono aspetti che verranno chiariti successivamente. Per adesso abbiamo queste informazioni che, ripeto, su questo sito sono molto molto precise, anche su tutti i tipi di notifica. Esatto, non c'è, esatto. Però vedrà sicuramente, la circolare arriverà, speriamo puntuale, e non il giorno prima, però. Avete anche altre domande? Scusi, volevo solo una precisazione per quanto riguarda il sistema di interscambio, visto, cioè è compreso la PEC, e come allegato un file. Questo file deve essere un file XML. Volevo solo questa cosa. Grazie. La fattura è il nostro file XML, quindi allegato alla PEC ci sarà un XML o più XML nel caso di più fatture. Bene, se non ci sono altre domande, io ho finito qua, poi noi abbiamo lo stand qui dietro, meno carta, e sono a disposizione se avete delle domande, qualcos'altro, insomma. Grazie.